Bentrovati in diretta, 100 giorni all'appuntamento olimpico di Tokyo, 2020, poi diventato 2021, saranno comunque delle Olimpiadi stranissime, sarà la quinta Olimpiade per Chiara Cagnero che questa mattina è collegata con noi. Buongiorno Chiara, bentrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. 100 giorni sono tanti, sono pochi, sono tutto quello che ti serve adesso, credo, partendo insomma dal tuo principale obiettivo, anche perché insomma ti chiediamo come stai, visto che marzo è stato un mese complicato per te. Sì, beh, ho avuto purtroppo, sono stata contagiata a causa di una positività di mia figlia, quindi ho riniziato a sparare ieri, a riprendere gli allenamenti, sono stata ferma praticamente un mese, quindi diciamo che i 100 giorni che mancano sono veramente pochi, perché comunque ho un mese di preparazione da recuperare. Ancora non sto benissimo, perché comunque il post-Covid è un pochino lungo, ci vuole un po' di pazienza, però dai, siamo fiduciosi, mancano questi 3 mesi, insomma, che serviranno per mettere a punto gli ultimi aspetti, quindi, insomma, da ieri ho ripreso gli allenamenti, sono fiduciosa che la situazione migliori. Dovrai rimodificare la tua tabella di marcia, cioè come si recupera questo mese perso appunto di preparazione? Sinceramente non lo so, perché comunque bisogna intanto ascoltare il proprio corpo e vedere giorno dopo giorno come va. La parte fisica faccio ancora un po' di fatica a carburare perché comunque il fiatone ti rimane e c'è la stanchezza. La parte tecnica, ieri ho iniziato in maniera graduale, è comunque faticoso, mi sono reso conto che mi sono stancata avendo comunque sparato non tanto, però per il momento la situazione è questa, la dobbiamo accettare e mi ritengo fortunata di essermi riuscita a curare a casa e che i miei genitori stiano bene, che i miei familiari stiano bene, quindi sono fiduciosa, insomma, che con la medicina e le terapie recupererò. Saranno ovviamente delle Olimpiadi molto particolari, ecco, è chiaro che un appuntamento olimpico si aspetta sempre, però tutte quelle caratteristiche di unione, di conoscenza, di, proprio di condivisione, ovviamente verranno meno in questo appuntamento olimpico che, insomma, del quale si parla già in questi giorni, anche perché si sentiva insomma, delle notizie come in Giappone addirittura non fossero così in questo momento. Molto attesi dalla popolazione, anzi, quindi considerato tutto questo, tu come la vivi questa attesa? Ma la cosa che principalmente mi dispiace di più è non poter avere i miei familiari là, mio marito, la mia famiglia, mio papà, mio zio, perché comunque il pubblico non ci sarà. E un po' di paura c'è, perché comunque secondo me le notizie non arrivano proprio chiare dal Giappone, quindi anche il fatto che io mi sia positivizzata, poi farò il vaccino, ancora qui non è chiaro se i vaccini coprono o meno dalle varianti. Quindi un po' di tensione ci sarà anche per la gestione insomma, dei contagi. So che ci faranno un sacco di tamponi, so che si potrà arrivare solo qualche giorno prima della gara, quindi ci sarà tutta la parte del fuso orario da smaltire, capire come fare per smaltirla. Quindi saranno sicuramente Olimpiadi diverse, queste sì, però l'obiettivo è quello di andare preparati, di fare il massimo da qui all'ultimo giorno della preparazione che potremo fare in Italia. E una volta là cercare di dare il massimo e per un'Olimpiade che sarà difficile per tutti, perché come me anche tanti altri atleti sono fermi a livello internazionale veramente da tanti mesi. Io l'ultima gara l'ho fatta ottobre 2019 internazionale, ne faccio una mese prossimo sperando di stare bene. C'è una Coppa del Mondo a Lonato dove qui in Italia abbiamo una partecipazione di quasi più di 500 atleti che vengono da tutto il mondo e speriamo bene anche là che venga gestita bene. Senti, tu hai, diciamo che la preparazione mentale è stato qualcosa che hai sempre curato, anche perché comunque è ovviamente qualcosa che fa parte in maniera speciale, anche particolare della specialità che proprio tu pratichi. C'è qualche cambiamento in questo, mi chiedo, perché appunto vai a preparare un appuntamento con tutte queste incognite, con tutte queste paure anche direttamente e lo prepari in un modo completamente diverso, quindi ci si allena in una maniera diversa mentalmente a un appuntamento del genere? Beh, ci si allena, la parte mentale è fondamentale proprio perché siamo stati molto lontani dalle gare, quindi è molto importante a livello mentale anche ripensare a tutte le gare che abbiamo fatto, come le abbiamo affrontate e a come sono andate bene.
E poi la parte mentale sicuramente ti aiuta, come mi ha aiutato anche quando stavo male, a superare questa cosa di aver paura di essere contagiati, di sentirsi male, di non guarire anche, no? Dai sintomi post-Covid. Diciamo che il supporto che mi dà la mia psicologa, che costantemente, sì, con cui costantemente lavoro, mi ha dato un sacco di supporto e me lo continua a dare, sono convinta che me lo darà anche quando sarò là. Senti, comunque sia, comunque stiano le cose, chiaro, in un contesto comunque di il più possibile sicurezza, cioè, è giusto comunque ed è bene che queste Olimpiadi si facciano, questo, insomma, che si recuperino, che ci sia questo appuntamento con Tokyo. Ma io me lo auguro, è anche vero che io il Covid l'ho avuto e non è una cosa semplice anche pensare che si possa partire per un'Olimpiade, un atleta il giorno prima della gara o 2 giorni prima magari sta male, mette in rischio la partecipazione alla gara e si trova 14 giorni casomai da solo in una stanza e con rischio di contagiare gli altri atleti. Questo è un pensiero che io ho, ma è una mia opinione, perché la salute viene prima di tutto. Mi auguro che se le Olimpiadi si faranno, veramente questa sorta di bolla che loro vogliono fare, questo sistema di sicurezza che vogliono garantire, venga realizzato e che tutelino al massimo gli atleti, perché mi metto nei panni di un atleta che fa la sua prima Olimpiade, che poi magari rischia di andare là, stare male e non poter affrontare la gara. Sì. Quindi se le fanno, ci devono garantire il 100% della sicurezza. No. Insomma, Olimpiadi sì, ma non ad ogni costo, ecco, questo è il concetto. Fatte No, garantendo la sicurezza perché degli si sta atleti. male e stare male, essere all'estero, non sapere come vieni curato, vedere magari che la saturazione ti scende, stare solo non è il massimo. Io per fortuna ero a casa con mio marito, la mia famiglia, i miei Sì. genitori vicino, e la dottoressa che chiamava ogni giorno, la protezione di civile di Tavagnacco ti chiamava ogni giorno, cioè non eri solo, anche se eri a casa. All'estero, in quel modo, con lo stress, l'Olimpiade, tutto quanto, veramente tutto amplificato. E allora, buona ripresa a Chiara Grazie. Cagnero in vista di questo appuntamento con Tokyo e buona giornata intanto. Grazie anche a voi, arrivederci.